Una vittoria per acquisire la consapevolezza di essere sulla strada giusta e risvegliarsi in zona playoff, che anche se siamo solo alla sesta giornata, sono cose che fanno bene. Vittoria limpida, anche se ci vuole l'aiutino dell'arbitro. Niente di nuovo in un calcio italiano dove si possono mettere anche i giudici di porta, sensori e moviola in campo, ma tanto gli errori ci saranno sempre. Il Brescia era stato vittima con Spezia e Padova, stavolta ne trae vantaggio. Ma la fortuna bisogna anche andare a cercarsela, mentre le rondinelle hanno provato a vincere, il Modena ha cercato solo di non perdere. Primo tempo con due palle gol per le rondinelle, Caracciolo sente che è la sera giusta per sbloccarsi, ma sul cross da destra di Zambelli la sua mezza rovesciata è bloccata in due tempi da Colombi. Il portiere gialloblu fa ancora meglio appena prima dell'intervallo, quando toglie da sotto la traversa un colpo di testa di grande potenza firmato De Maio. Per Cragno, 18 anni da poco compiuti e sostituto di Arcari, bloccato dal mal di schiena un'ora e mezza prima del fischio d'inizio, solo qualche uscita di pugno a spazzare l'area. Il Brescia sblocca in apertura il secondo tempo, Scaglia, l'altra novità rispetto a Vicenza, fa una bella giocata anche se il Modena protesta per una palla che sarebbe uscita prima del cross e mette Caracciolo nelle condizioni di insaccare in tuffo il suo primo gol stagionale. Dura poco la gioia, gli emiliani pareggiano in modo rocambolesco. Punizione da sinistra, Cragno non trattiene e scatena una mischia nella quale Gozzi insacca dopo aver però colpito con un braccio largo. Anche questo è un aiuto dell'arbitro. La mazzata spegne il ruggito della Leonessa che vede allontanarsi ancora una volta la vittoria, ma ecco l'episodio che stavolta gira a favore del Brescia. L'azione inizia con un cross di Daprelà, anche in questo caso con la palla molto probabilmente già fuori dal rettangolo, e si conclude con un tuffo di Caracciolo che va a cercarsi il rigore andando a sbattere contro Dallabona. Caracciolo come Di Gennaro, Pinzani come Cervellera, la beffa di Spezia torna indietro con gli interessi. Tairone non si fa pregare, realizza una doppietta che spegne mugugni e critiche sul suo inizio di stagione, in realtà già più positivo di quanto non dicessero i numeri. Prima della fine del match Picci ha l'occasione di fare tris, ma il suo errore è grossolano. Il Rigamonti può riderci su, la vittoria preziosissima, seconda stagionale, vale il quinto posto in solitaria.